zio nonna dice che dobbiamo andare in Israele e imparare l'ebraico. E perché? Perché l'inglese non lo parlerà più nessuno. Ah, invece l'ebraico, sì, ma lei pensa che parleremo solo tra di noi, è più sicuro. Questa è la nonna Sara che appunto, lei devo dire la verità, nonna Sara esiste. E la frase che lei ha ripetuto fin da quando io sono piccolo è: siamo circondati. E siamo circondati potevano essere gli altri commercianti del ghetto che le facevano rivalità, era circondata in spiaggia da cattolici che secondo lei turbavano la quiete familiare, era circondata da cattolici come mia madre che si è convertita col matrimonio al cattolicesimo, dall'ebraismo, e questa cosa non gli è stata, a mia madre non gli è stata mai perdonata. Devo dire che essere marrani in una famiglia come la mia, che non era una famiglia talmudica, diciamo così, di esperienze colte e alte, era una famiglia di piccoli commercianti che hanno sentito parlare dell'Olocausto e della Shoah molto tardi. Noi oggi diamo per scontato la parola Shoah, anche un ragazzo minimamente, mediamente studente sa che cos'è, ma in una famiglia ebraica, quindi non sto parlando di una famiglia cattolica come la mia, fatta appunto di piccoli commercianti ebrei non colti, l'Olocausto e la Shoah erano parole innominabili. Io ho dovuto aspettare di avere 14 anni per capire che lo zio che faceva di lavoro chiuso in una stanza e che noi non potevamo neanche vedere, il corrispondente, l'insegnante di scacchi per corrispondenza, era sopravvissuto unico ad Auschwitz. E a me è stato detto, quando io chiedevo ma cosa c'ha quello zio, che era lo zio malato. Questo per farvi capire che quello che dice Primo Levi sulla vergogna e il senso di colpa introiettato, scusate adesso sto prendendo un comizio, mi sembra un'assurdità, ma insomma quello che dice Primo Levi sul senso di colpa introiettato dalle vittime, che è una cosa apparentemente difficile da spiegare alle persone che hanno subito, non hanno subito un'atrocità del genere, perché pensano ma come, voi doveste essere fieri di essere sopravvissuti? E invece quella fierezza si trasforma, soprattutto se tu non hai gli strumenti culturali per appropriartene, nella vergogna. E la vergogna era sia dire dello zio è malato, cioè trasformare la storia in malattia sostanzialmente, o dire a me, come io racconto nella prima parte del libro, menti. E qui c'è un capitolo a cui io sono particolarmente legato, sulla menzogna. Cioè mia madre mi diceva, mia madre era marrana, quindi era doppiamente traditrice, ha tradito la sua origine ebraica ma non è mai appartenuta fino in fondo a quella cattolica, quindi c'era una specie di doppio tradimento che faceva sì che lei mi diceva un insegnamento che nessuna madre al mondo dovrebbe dare ai propri figli, ma io la perdono perché so, diciamo, che c'era una forma paranoide di protezione. Mi diceva: menti, non dire a nessuno che sei ebreo. Esiste ancora questa paranoia anche nelle generazioni attuali trasmessa. Per esempio, quando uno critica qualcosa di ebraico gli viene detto: devi farlo fra di noi, come se non esistesse internet, Google, Facebook. C'è ancora l'idea dell'essere accerchiati.